Ciao, sono Michele Papadia e bentornati. Oggi vi parlerò di un argomento a me molto caro, che potete chiamare interpolazione armonica, cioè come sfruttare appieno una tonalità, quindi tutto il mondo armonico di una tonalità, ma cercando di sintetizzare il mondo del pop. Di inserire nel mondo del pop elementi tipicamente jazzistici ed anche la sensibilità proprio armonica della musica gospel. Quindi, insomma, è un argomento abbastanza impegnativo, ma spero di essere molto chiaro. Per quanto mi riguarda, vorrei farvi vedere come andare da un punto A, cioè da un accordo a un punto B, un secondo accordo, trovando delle soluzioni armoniche tra essi, quindi usando dominanti secondarie, passing chords, accordi di passaggio che sono proprio tipici della musica gospel, come anche nel jazz. Cominciamo da un semplice turnaround, un giro armonico, quindi per esempio in Do maggiore, quindi Do maggiore. La minore, quindi sesta minore, sesto grado minore, secondo grado minore e quinto grado di dominante. Ora, potrei usare le semplici triadi. Però abbiamo visto che già usando un ritmo, in questo caso è la prima battuta del second line di cui vi ho già parlato in precedenza, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
usare, se sono in Do major 7, potrei usare un Mi minore basso Do, quindi parlo di un attrito con basso, Mi minore, che contiene la terza, la quinta e la settima maggiore del Do. Ma potrei usare anche un attrito di Sol maggiore, che contiene settima maggiore, la settima maggiore, la nona e la quinta. Un Sol maggiore, basso Do, da usare in qualunque rivolto. Qual è la differenza tra usare un rivolto piuttosto che un altro? È la melodia che quel rivolto produce ed anche il collegamento melodico con il rivolto successivo dell'accordo successivo. La minore lo posso considerare un Do maggiore, basso La, quindi un Do maggiore anche suonato raddoppiando delle note. Il Re minore, Re minore 7, un Fa maggiore, basso Re. E il Sol settima la posso dividere in due accordi, Fa basso Do, quindi una sorta di Sol sus, Sol quarta, e Sol basso la sua terza maggiore, quindi Sol basso Si. Quindi io posso giocare anche con i rivolti. Fin qui non ho praticamente messo nessun accordo tra un accordo e un altro. Ho lasciato esattamente il primo, il sesto, il secondo e il quinto grado. Li ho soltanto resi un po' più carini. Ora andiamo sul sesto e sul secondo, che sono degli accordi minori. Questi anche se li posso dividere in due accordi distinti. Se sono in La minore, posso ritardare il La minore con un Sol basso La. Quindi, ok? Se per esempio voglio creare una melodia con questi rivolti, posso usare il Sol in posizione fondamentale, Sol primo rivolto, che poi va a finire sul Do basso La. E ho creato questa melodia. Quindi posso fare la stessa cosa in Re, suonando Do maggiore basso Re in più rivolti e poi cadendo sul Fa maggiore basso Re. Quindi lo stesso Fa basso Sol. Ora, sul Do maggiore posso far scorrere due accordi, Sol maggiore, basso Do, e La minore.
Ora comincio a manipolare gli accordi. Essendo il sesto grado anche il quinto del secondo, cioè il La minore è anche il quinto del Re minore, possiamo dominantizzarlo, cioè possiamo renderlo dominante. Quindi diventa praticamente una sottodominante. E la stessa cosa possiamo fare con il Re rispetto al Sol, perché anche il Re è il quinto grado del Sol. Quindi partiamo sempre dal Do. E il procedimento che abbiamo fatto sul Sol maggiore, cioè Fa basso Sol, Sol basso Si, lo facciamo anche sul La. Quindi Sol basso La e La maggiore basso Do diesis, che cade sul Re minore, o meglio Do maggiore basso Re. Quindi ok, ora cerchiamo di capire che cosa poter mettere tra i vari gradi, cioè tra il primo e il sesto, tra il sesto e il secondo. Allora, se tra il Do e il La minore o la settima che sia, cosa potremmo mettere? Una sottodominante, cioè la dominante dell'accordo che vogliamo raggiungere. Ed è questo praticamente tutto il sistema che possiamo elaborare all'infinito. Quindi tra il Do maggiore e il La minore possiamo mettere chiaramente un Mi. Ma il Mi come lo mettiamo? Possiamo metterlo in mille modi. Esempio, possiamo fare Re basso Mi, che cade sul Sol basso La, che può diventare maggiore. Quindi ok, quindi abbiamo messo un Mi maggiore per andare sulla minore. C'è un accordo, un passaggio che possiamo fare che è molto, molto gospel, pop gospel. Allora, Do maggiore. Il Mi maggiore, invece di suonarlo in posizione, diciamo, con le note della triade, cioè con Mi, Sol diesis e Si, posso suonarlo con la quinta diesis, cioè dopo il Do maggiore, Mi maggiore con la quinta diesis, basso il suo tritono, che sarebbe tre toni interi sotto la tonica, quindi Mi, Re, Do, Si bemolle, oppure anche sopra, sono equidistanti. Mi, Fa diesis, Sol diesis, La diesis, quindi ok, quindi Do maggiore, Mi, quinta diesis, basso Si bemolle, che potremmo anche chiamare Si bemolle, settima, nona, quinta diesis, quindi l'idea dominant. Però a me piace pensarlo come il quinto grado della minore con il basso il tritono, quindi facciamo la stessa cosa sul La, cioè il La lo rendiamo dominante, quindi però con questo accordo proprio gospel, La maggiore con la quinta diesis, basso il suo tritono, Mi bemolle, che non per caso è un semitono sopra il Re che dobbiamo raggiungere. Ora abbiamo reso il Re maggiore e poi mettiamo, suoniamo un Re, quinta diesis, basso il suo tritono, cioè il La bemolle. Sol, quinta diesis, basso Re bemolle. Quindi già così abbiamo reso un semplice giro armonico molto più, più vario, in questo caso un po' più gospel, quindi ok, proviamo a applicare questo procedimento in un brano pop. Prendo ad esempio il brano con cui ho iniziato questa pillola didattica, Redemption Song di Bob Marley. Allora, Sol maggiore, Mi minore. Proviamo già a vedere che cosa inserire tra questo Sol maggiore e questo Mi minore. Chiaramente cosa inseriremo? Inseriremo il quinto grado del Mi minore, ma questo quinto grado può essere suonato in mille modi. Esempio,
po' più blues, quindi magari dalla tonica ci abbassiamo sulla settima e suoniamo un Si. Quindi oppure il Mi minore lo suoniamo prima sus e poi minore. Oppure una cosa che viene un po' anche dal gospel. Quindi ora noi non stiamo troppo dietro alla melodia, perché queste possibilità armoniche che ci offre una tonalità ci permettono di essere un po' più liberi, no? Quindi ora questo è un ragionamento che esula poi dalla melodia vera e propria, perché poi quando accompagniamo un brano dobbiamo inserire questi elementi e dosarli con parsimonia e con gusto. Quindi oppure usiamo l'accordo gospel che abbiamo visto prima, cioè Sol maggiore, e poi questo Si settima di passaggio lo suoniamo in questo modo: Si maggiore, quinta diesis, quindi senza settima, e poi un'altra volta la tonica, basso il suo tritono, che è il Fa. Quindi poi dobbiamo suonare un Sol settima che va poi sul Do. Questo Sol settima possiamo suonare anche in maniera più gospel, con Sol quinta diesis, basso re bemolle. Quindi ora questo è il secondo grado, la minore, il secondo grado del Sol, che nel gospel spesso si rende semi diminuito. Quindi invece di suonare la minore si suona la semi diminuito e si fa scorrere un la minore o la semi diminuito con un Sol maggiore nei vari rivolti. Quindi ok, quindi questo è un Mi minore che diventa dominante, basso tritono, quindi Si bemolle, e il Si bemolle invece di suonarlo di settima l'ho suonato sus. Poi suono La minore, lo rendo sus, suonando questo accordo che con la sinistra, allora sto suonando una tonica settima, e poi con la destra suono praticamente un Si minore settima. In realtà sarebbe un Sol major 7 nona, basso La, poi La quinta diesis, basso Mi bemolle, Re sus e Re quinta diesis, basso La bemolle. Quindi ok, questo accordo di passaggio, questo Si settima, potrei anche suonarlo alterato, no? E così verrebbe una, diciamo, un accordo un po' più jazz. Questo accordo alterato è un Si settima alterato, lo sto suonando con la mano sinistra, sto suonando tonica, terza e settima, e con la destra suono la triade di Sol maggiore, cioè la triade costruita sulla quinta diesis. Ok, se dovessi suonare questo accordo con una mano suonerei il classico accordo alterato, partendo dalla terza o partendo dalla settima, i cosiddetti rootless voicing, che ora sto dando un po' per scontato. Quindi oppure Sol sus, Sol accordo, Sol gospelizzato. Ora qui posso metterci anche una quinta diesi. Sto suonando il dominante.
Ora qui dovevo cascare sul primo grado, invece sono cascato, praticamente sono andato un tono sotto, sus, fa sus. Poi quinto grado, sus. Ok, chiaramente non posso spiegarvi, vi ho spiegato un po' grandi linee come funziona questo meccanismo di interpolazione armonica, cioè di trovare tutte sottodominanti per rendere, diciamo, un accompagnamento più interessante. Vi faccio vedere solo un altro particolare. Allora, esempio, dobbiamo andare da un primo grado, Do major 7, che ora sto suonando a parti late, prima, quinta, terza, no, prima, quinta, nona, terza, settima maggiore, terza. Devo andare su un quarto grado, prima, quinta, nona, terza, settima maggiore e terza, ok? Allora, dal primo a un quarto grado ci posso andare armonizzando la scala maggiore, quindi però mantengo la stessa posizione con la mano, con le mani, insomma, quindi re minore, prima, quinta, nona, terza, settima, nona, poi mi minore, prima, quinta, nona, terza, settima, terza, e arrivo al fa maggiore 7, quindi... Ecco, un piccolo trucchetto. Lasciando la mano destra uguale, possiamo suonare con la sinistra, invece che suonare un re minore, possiamo suonare un re bemolle maggiore 7. Invece di suonare mi minore, possiamo suonare un mi bemolle maggiore 7. Quindi, questo è normale. Così è un po' cambiato. Ok, quindi questo è un altro giochettino che uso molto quando cambio un po' gli accordi, rimanendo sempre in tonalità, però in quel momento esco un attimo fuori, esco dalla tonalità e rientro subito, quindi comunque la melodia non ne risente, ma stiamo creando delle cose armoniche più interessanti. Per concludere, spero vi sia piaciuta questo mio modo di vedere l'armonia. Concludo con suonando magari Imagine per farvi vedere un po' cosa potenzialmente si potrebbe fare e spero di vedervi prossimamente, spero vi sia piaciuto. Lasciate commenti, io vi risponderò o insomma qualcuno vi risponderà senz'altro. Vi lascio con Imagine.